tutti quanti seduti. Il messaggio. Vogliamo poteva dire. Nessuno parla più, ma... No, ma zitti, zitti. Sì, sai, i vostri alunni hanno fatto i monelli. Vada, vada. Dove vado? Qua ci vuole una punizione esemplare come ai tempi miei. Antonio, vada, vada. No, pensare che fossi non viaggiare, mi hanno riempito di pallino. Guardate che ma cosa... Vada, vada! Petrazzuolo? Assente. Cabozzi? Assente. Perché Cabozzi assente? Professore, si è perso la lampada. Andrò alla cartella. A te si capire. Allora interroghiamo. Che c'è? Non avete la voce? Tutti a scrivere, colpi da sorpresa, forza! Tema, due punti. Cosa voglio fare da grande? Qual è il mio sogno? Il mio sogno è diventare calciatore perché è la mia passione. Oh, ma che capito? Pure voglio diventare calciatore. Facciamoci una partita. Chi avevi già diventato calciatore? Vai. Alla mia destra con la maglietta nera ci troviamo Giuseppe Rotario. Alla mia sinistra con la maglietta grigia ci troviamo Raffaele Paduano. Marchetti, gelati, panamine. Stop, ma non ci sento, sono musica. E allora scugnizzeria è proprio uno spettacolo nato in un laboratorio dove i bambini e i ragazzi parlano dei loro sogni. E allora questi giovani oggi qui che ci dimostrano? Ci dimostrano che se c'è una comunità, i ragazzi possono avere un'alternativa. Questo spettacolo è per noi un parricidio, significa distruggere questa frase, tale albero, tale frutto. Oh, ma non fu, i tempi stupendi, per chi sono artisti ore. Perché è troppo veloce. Oh, pigliate il numero di targa. Mi è fatto motore V. Mon bene. Troppo fatto. È fottissimo. Oh, vai giù. Ci hanno fatto. 1, 2, 3, 4. Patente libretto. Allò? Il mio sogno è fare la lotta, chi sono grossi. Sai solo parlare, fammi vedere come si sai fare. Posso leggere il mio compito? Come leggi? Il mio nome è Alessia e da grande voglio fare la cantante, non perché mi piace la musica, ma perché mi piace farmi sentire. Ma mi pare che nessuno mi sente mai, che a nessuno interessa quello che dico. In media, quando canto, tutti stanno zitti. Quando sarò grande, scriverò una canzone per i piccoli, per dire che sono importanti e che devono per forza essere ascoltati. Io mi chiamo Antonio e oltre alla lotta da grande voglio fare pure il poliziotto, come mio padre. Mio padre, alcuni miei amici lo schifano, ma io no, perché lui si sveglia e va a lavorare e cambia il mondo per me, per farmi campare meglio. Mio padre non è un eroe, lui dice che i poliziotti non sono eroi, sono faticatori, a me la fatica piace. Ti dicono che porto e tengo 18 anni. Ma non è vero, io ne tengo solo 9 e mi manca un sacco mia mamma che non sta mai a casa perché lavora dalla mattina alla sera per non farmi mancare niente. Io mi chiamo Gaia e mi piace fare la ginnastica, la faccio di stramacchio perché mia mamma e mio padre non tengono tanti soldi. Allora la scuola me la paga il nonno con la pensione, io mi alleno dentro la stanzetta, un giorno voglio fare le Olimpiadi. Professoressa, io scrivo per dirvi che Cabozzi non viene più a scuola perché hanno arrestato il padre e la madre. Gli ha detto che lui ora deve lavorare come ragazzo del salumiere.
deve portare le buste della spesa a casa delle signore. Ieri è venuto a casa mia e quando mi ha dato il pane e latte si è messo a piangere, perché lui vuole venire a scuola. La sua famiglia è una chiavica. Secondo me tutta la classe deve fare qualcosa per Manuele. Dobbiamo farlo tornare a scuola, perché la scuola è questo, un posto che non si scorda mai di due cose, dei sogni dei bambini e dei più deboli. Capozzi della terza G.